Il prossimo servizio è realizzato da Crescere Informandosi, un blog di Roma con una sua pagina Facebook e un canale YouTube, a cui invitiamo a lasciare mi piace e ad iscriversi per rimanere aggiornati su tutti i nostri servizi. Ilaria Bifarini, economista, blogger e scrittrice. Cosa c'è dietro il suo ultimo libro, I coloni dell'austerity? E soprattutto, cosa l'ha spinta a scriverlo? I coloni dell'austerity è una metafora per indicare proprio l'attuale egemonia dei mercati e come essa opera. E la colonizzazione dell'austerity infatti parte dai paesi del terzo mondo, come spiego in questo mio ultimo libro, che tratta nello specifico la tematica dell'Africa e delle migrazioni di massa, per poi arrivare a un parallelismo dimostrato ed evidente tra quello che è accaduto nei paesi del terzo mondo e nello specifico in Africa e quello che sta accadendo in Europa. Le analogie tra l'Africa e la Grecia sono evidentissime. In pratica quelle stesse politiche di neoliberiste, di austerità, di privatizzazioni, di tagli alla spesa pubblica che sono state attuate in Grecia e vengono attuate tuttora in Europa attraverso la Troica, attraverso i vincoli di Maastricht, sono state sperimentate proprio in Africa e nei paesi del terzo mondo. Le analogie sono fortissime e quindi studiare il caso Africa è fondamentale per capire cosa si prospetta davanti a noi se non contravveniamo a questa folle ideologia che ci viene imposta da Bruxelles. Il Mestrin ci racconta di una Grecia fuori dalle tenaglie della Troica, con conseguente fine dell'austerity, ma è realmente così? No, al contrario, la Grecia è ormai ridotta a un cadavere dopo che è stata spolpata dalla Troica. Queste misure di austerità sono state assolutamente fallimentari, il debito pubblico è arrivato addirittura al 180% da un iniziale 109% e la Grecia ha perso un quarto del proprio PIL con un calo addirittura del 26%. Sono arrivati a picchi di disoccupazione addirittura del 60%. E ci sono stati dei tagli draconiani a quello che è il settore sanitario, che tra l'altro è uno dei settori con il moltiplicatore più alto, cosa che ignorava assolutamente il Fondo Monetario Internazionale e su cui poi ha dovuto fare ammenda. Pensiamo che questo si è ripercosso in un aumento del 52% dei casi di HIV, c'è stato un aumento del 25% dei casi di suicidio. La situazione della Grecia è davvero drammatica, si è trovata costretta a svendere gran parte dei suoi asset fondamentali, la Germania ha potuto fare shopping con i saldi e è stato proprio l'esempio plateale di come opera l'austerity e quali sono gli effetti che produce in un'economia. In un momento in cui c'è una crisi dal lato della domanda, e applicare una politica di austerity, quindi tagliare la spesa pubblica, aumentare l'imposizione fiscale, non può che riversarsi in una crisi e una recessione senza uscita, quindi peggiorare drammaticamente la situazione del paese, così come è avvenuto in Grecia. Lo stesso Fondo Monetario Internazionale poi ha dovuto riconoscere come i moltiplicatori fossero sbagliati, quindi come effettivamente diminuire la spesa pubblica porti poi a un aumento del debito stesso e non il contrario, perché si ripercuote sul PIL. È quello che assolutamente si deve scongiurare in Italia, perché non si replichi un caso Grecia. Recentemente ha scritto che, con riferimento diciamo agli Stati Uniti, della correlazione tra il neoliberismo e la crescita dell'elite. Approfondiamo questo aspetto.
Sì, il neoliberismo che io ho approfondito, continuo a approfondire nei miei libri a partire dal primo, Neoliberismo e manipolazione di massa, che tratto proprio in quest'ultimo libro, perché è un'ideologia di cui si sa poco, o meglio, si sa ma in modo confuso, e difficilmente viene attribuito questo nome se non fatto collegare a termini, a un modo di dire complottistico. In realtà attribuire un nome al neoliberismo, che altro non è, come lo definisce Stiglitz stesso, neoliberismo di fondamentalismo di mercato, ci aiuta a capire qual è questa ideologia onnipervasiva che va assolutamente combattuta e sradicata. Con la fine del keynesismo, infatti, nel 1973, e il pieno avvento del neoliberismo, in particolare con la Reaganomics negli Stati Uniti, infatti Reagan e Thatcher sono i massimi esponenti di questa ideologia totalizzante che non è solo economica, vediamo proprio come l'andamento della crescita della ricchezza da parte del 99% della popolazione comincia a diminuire. Contemporaneamente si ha un aumento dell'1% della ricchezza dell'1% della popolazione, fino a che si arriva al punto paradossale, assurdo, per cui, disumano soprattutto, l'1% diventa più ricco del 99%. Ora è provato da studiosi che la crescita del 2% del PIL negli Stati Uniti, se non viene cambiato questo sistema, che per fortuna sta venendo messo a dura prova e repentaglio dalla nuova amministrazione, questa crescita del 2% del PIL porterebbe al peggioramento delle condizioni di vita del 90% della popolazione. Quindi è assolutamente un sistema antisociale e antieconomico. L'Europa cresce poco e l'Italia ancora meno. Questa scarsa crescita è collegata alla moneta unica? Assolutamente sì, perché l'eurozona cresce davvero poco e cresce molto meno dell'area non euro, dell'Unione Europea, dei paesi non appartenenti all'euro. Infatti nel periodo che va dal 2007 al 2015 c'è stato un aumento dell'8,1% dei paesi non appartenenti all'euro, al contrario quelli appartenenti all'euro sono cresciuti di un misero 0,6%. Quindi è impressionante. D'altronde la stessa Germania, che dovrebbe essere la locomotiva dell'eurozona, cresce davvero poco e cresce soltanto in termini relativi rispetto al resto dell'eurozona. L'eurozona è stata un disastro perché ha impedito ai paesi che ne fanno parte di reagire agli shock della crisi del 2008, ha aumentato le divergenze quando doveva essere un progetto che doveva portare a una maggiore convergenza, e quindi questo progetto è davvero fallimentare, una moneta insostenibile che ha distrutto e continua a distruggere molte economie. Non c'erano proprio i presupposti, questo lo affermano i più grandi economisti, 6 premi Nobel addirittura, e tuttavia è sempre più difficile uscirne, anche perché si è creato quasi un tabù, per cui uscire da una moneta che in realtà è soltanto una costruzione dell'uomo, sono 20 anni
E quindi pensiamo soltanto che al mondo esistono soltanto due aree valutarie, come appunto poi faccio l'analogia nel libro I coloni dell'austerity, in Africa con il franco CFA e in Europa, e quindi assolutamente vediamo quali sono gli effetti in Africa e speriamo che non saranno quelli che ci troveremo costretti noi ad affrontare.